Salve e ben ritrovati. Oggi vi parlerò di un decreto legge uscito pochissimi giorni fa, il 123-2023, o cosiddetto decreto Caivano. Soprattutto vorrò fare un focus su quello che è il nuovo aspetto novellato e comunque rivisto e rivalutato a livello governativo relativo al Daspo urbano. Entrando nel dettaglio, abbiamo il decreto legge di riferimento, come vi dicevo, il 123 del 2023, di pochissimi giorni fa, per quanto riguarda l'attuazione effettiva, cosiddetto decreto Caivano, e vi farò anche un breve focus e un breve riferimento normativo al Daspo Willy relativo appunto dai fatti di cronaca che legavano la morte di questo giovane ragazzo e l'applicazione dei cosiddetti Daspo legati alla Movida. Come vedete, partiamo dall'ambito di applicazione e le modalità di applicazione di quello che oggi affronteremo, ossia il Daspo urbano. Il Daspo urbano, la novità di questo decreto, che riguarda appunto un divieto di accesso esteso a determinate zone, potrà essere rivolto a coloro che hanno compiuto 14 anni. Ovviamente è un provvedimento amministrativo, quindi la notifica del divieto va fatta a chi esercita la responsabilità genitoriale o comunque, qui non l'ho aggiunto, ma ve lo dico a voce, a chi comunque sia ne fa le veci. La comunicazione invece dovrà essere fatta alla procura presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza, attenzione, del luogo di residenza del minore, essendo coinvolti dei minori, quindi alla procura della Repubblica e alla sezione speciale legata appunto al tribunale che si occupa delle questioni legate a soggetti minorenni. Il divieto di accesso e di avvicinamento a locali pubblici o comunque pubblici esercizi riguarderà colui, quindi il soggetto, la persona che è stata denunciata o condannata sia per vendita oppure per cessione di droga. Altrimenti, questa misura dovrà essere applicata per chi detiene materialmente le sostanze stupefacenti destinate ad un uso, quindi a un fine legato allo spaccio. Il divieto riguarda luoghi precisi e specifici come le scuole, ho messo tra parentesi di ogni ordine e grado, università e tutte le aree attinenti, tutte le aree attigue, quindi tutte le aree circostanti. Questo per andare a colpire tutto ciò che riguarda l'indotto legato alle sostanze stupefacenti, come la detenzione, l'utilizzo ai fini dello spaccio e quant'altro. Quindi colpire anche coloro che esercitano nel settore delle sostanze stupefacenti. Il breve riferimento che vi dicevo al Daspo Willy, che era stato pensato per contrastare fenomeni legati alla movida violenta, riguarderà appunto persone che sono state denunciate per alcuni reati tassativamente previsti. Sono i reati nelle macro aree contro la persona, contro il patrimonio e nello specifico invece andranno a riguardare coloro che andranno a contravvenire che cosa? Il porto di armi in propria oppure che mettono in atto comportamenti violenti o minacciosi nei confronti di un pubblico ufficiale o che esercitano un atteggiamento di resistenza nei confronti del pubblico ufficiale. Infine, che cosa prevede questo decreto legge? Sostanzialmente un ampliamento dei poteri del questore, legati sia ai soggetti e sia alle misure accessorie che potrà applicare. Legati ai soggetti, che cosa significa? Che il divieto potrà essere rivolto ai soggetti sottoposti ad arresti domiciliari o a custodia cautelare in carcere. Quindi questa è la grande novità introdotta dal decreto legge 123 del 2023. Per quanto riguarda invece le misure accessorie, sono obblighi nei confronti del soggetto destinatario del provvedimento che andranno a riguardare obblighi territoriali, come ad esempio il divieto di allontanamento dal comune di residenza, ad esempio, legati ad orari, quindi determinati orari il soggetto non può uscire e frequentare locali pubblici, ad esempio, e l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia a determinati orari o comunque a determinate condizioni stabilite.
Sostanzialmente, che cosa è avvenuto? È avvenuta una maggiore attenzione per questi fenomeni legati a baby gang e si è voluto dare una forte spinta, quindi una forte presa di coscienza e di posizione, con un inasprimento delle misure, delle pene e delle sanzioni nei confronti dei destinatari e di riflesso anche nei confronti di chi esercita la responsabilità genitoriale o comunque di chi ne fa le veci. Ecco, questo è molto importante per coloro che soprattutto operano nel settore, che quindi già esercitano un lavoro di polizia, ed è importante anche come presa di coscienza per tutti coloro che hanno affrontato l'argomento e la materia. Spero di esservi stato d'aiuto. Con questo è tutto per questo breve focus. Un caro saluto, Marco Orlandi.